Alle prime ore dell'alba è scattata questa mattina un'operazione antidroga che ha visto coinvolti gli uomini della Polizia di Stato, in particolar modo dalla squadra mobile di Ascoli Piceno, con la squadra mobile di Napoli e la squadra mobile di Teramo, nelle città di Napoli, Ascoli e Teramo. L'attività operativa è nata a seguito di un'attenta analisi della georeferenziazione delle aree criminali di Ascoli, che ha evidenziato come effettivamente nella città di Ascoli, in particolar modo nella zona dell'ospedale civile del Serte, si radunavano alcuni soggetti che secondo noi erano detti dallo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolar modo uno di quelli che poi sarà destinatario dell'odierna ordinanza di custodia cautelare, Patrick Varane. Da lì siamo riusciti a risalire fino a raggiungere allo spacciatore più importante che si trovava a Napoli, Scotto Pasquale, quale, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, riuscì a far arrivare grossi quantitativi di droga diretti ad Ascoli Piceno e alla Riviera San Benedettese. È importante questa operazione perché con questa operazione abbiamo reciso un'arteria che avrebbe portato pian piano a rifornire con grossi quantitativi di droga le nostre zone.